Allora io parto da un'ipotesi, la verifico. Se l'esperimento mi dà conferma della mia ipotesi, a quel punto quell'ipotesi viene assunta. Se invece non mi dà conferma, viene abbandonata. Ma si parte da ipotesi differenziate. E quindi alcuni dicono delle cose all'inizio, altri ne dicono delle altre, e però dopo restano in pista le ipotesi verificate che hanno poi prodotto il vaccino. Quindi nessuno scandalo se all'inizio la scienza dice cose diverse. Però una volta assodato l'esperimento e verificato, si deve tenere presente che la scienza è un sapere oggettivo, valido per tutti, la cui sperimentazione è riproducibile ovunque, da chiunque, col medesimo risultato. Questi dati non bastano a quelli che hanno la loro opinione. E c'è tanta gente che anticipa e preferisce la propria opinione al dato scientifico, con i risultati che abbiamo visto, no? Mi piacerebbe sapere se tutti si fossero vaccinati, quanti numeri di morti in meno noi avremmo avuto. Ora il populismo, allora che cosa fa? Senza scienza, senza classe intermedia, parla direttamente col popolo attraverso le emozioni. Questo capitava anche all'epoca di Platone. E Platone diceva che per fare democrazia bisogna cacciare dalla città i retori e i sofisti. I sofisti perché ingannano la folla, attraverso falsi sillogismi, attraverso paralogismi, attraverso soluzioni di problemi che sono dei semplici slogan, e di questo noi abbiamo ampia esperienza. E i retori perché? Perché ottengono il consenso attraverso la mozione degli affetti, attraverso l'incantamento dei bei discorsi. E allora dice, finché i retori sofisti occupano la città, la democrazia non è praticabile. Questo diceva Platone. Pensate che di 34 dialoghi che ci ha lasciato, ben 14 sono contro i retori sofisti. Oggi questo fenomeno che Platone aveva già individuato è diventato enorme, perché abbiamo la televisione, abbiamo i social, dove ciascuno dice quello che pensa, ma quello che pensa senza essersi mai interessato dell'oggetto del suo pensiero e di che cosa sta parlando. E quindi la situazione è diventata ancora più grave e il populismo a questo punto si alimenta del rapporto diretto capo-popolo attraverso la mozione degli affetti. Per cui noi votiamo, perché? Perché qua non mi piace, oppure perché io ho questa fede, oppure perché io amo questo partito, oppure perché quel signore lì mi ha incantato. E di questa stregua noi votiamo su base irrazionale, e a colpi di irrazionalità non si governa un bel niente. Ecco, lei dice, in un passaggio importante che adesso ha anche accennato, però qui leggo direttamente, la constatazione di non possedere un sentimento all'altezza dell'accadere tecnico può indurre ciascuno di noi a una ritirata emotiva che assume come regola della propria vita quello che uno sente. Cioè, la tecnologia si è impossessata delle nostre vite e noi non siamo più in grado di governare la realtà, abbiamo perso il contatto con le emozioni vere della vita. E a quel punto siamo misura di tutte le cose, per tornare ai tempi che furono, insomma. Allora, dunque, bisogna dire che cos'è la tecnica innanzitutto. La tecnica è la forma più alta di razionalità mai raggiunta dall'uomo. La sua formula è molto semplice: raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Questa formula ce l'ha anche il mercato, però il mercato conserva una passione umana, ancora una passione umana, che è la passione per il denaro, da cui la tecnica è del tutto esonerata. Ora che cosa succede? Se questa è la tecnica, non confondete la tecnica con la tecnologia, Il microfono è tecnologia, il telefonino che avete in tasca è tecnologia. La tecnologia segue naturalmente la razionalità tecnica. Una volta un telefonino era grande come una scatola di scarpe e svolgeva una sola funzione, adesso è piccolissimo e ne svolge mille. Massimo degli scopi, impiego minimo dei mezzi. Però, quali sono i valori della tecnica? I valori della tecnica sono efficienza, produttività, velocizzazione del tempo. E siamo giunti a una velocizzazione del tempo che oltrepassa la misura psichica umana. Noi non abbiamo la capacità di essere veloci quanto un'informatica ci prevede o desidera che noi siamo. Ecco, allora cosa succede?
succede che le emozioni sono per la tecnica sono un elemento di disturbo. E noi che passiamo la vita davanti a un computer, forse voi no perché siete ancora più sani di noi nordici, ma al nord si studia col computer, si lavora col computer e l'interfaccia è il computer, dobbiamo diventare questo poco come lui. In che modo? Beh, il computer non litiga con la moglie, non va in depressione, non va in ferie, non chiede aumenti di stipendio, funziona, ha una memoria che supera la nostra. Il modellino è questo. E noi probabilmente dovremmo adeguarci a questo sistema. E siccome non ce la facciamo, è interessante constatare che noi italiani, che abbiamo un ambiente pieno di sole, il sole conta molto nello stato dell'umore, basta considerare i paesi del nord, sono molto tristi, no? Bene, mangiamo bene, parliamo molto, parlare fa bene. E allora come mai allora il 55% degli italiani già oggi assume psicofarmaci? E, chi non, e poi c'è anche chi agli psicofarmaci aggiunge quell'altro stupefacente per essere up to date, sempre all'altezza delle situazioni, che si chiama cocaina. Perché questo? Stiamo bene davvero? Siamo più felici dei nostri nonni? Abbiamo creato delle condizioni di vita più gratificanti? No, no. Ma soprattutto ci troviamo in una situazione a rischio perché la tecnica che loro, sì, dico anche voi, perché tutti quanti pensano ancora che sia uno strumento nelle mani dell'uomo, la tecnica non è più uno strumento nelle mani dell'uomo, lo era quando era modesta. Oggi la tecnica si è espansa al punto tale da non essere più lo strumento nelle mani dell'uomo, ma è diventato il soggetto della storia. E gli uomini sono diventati funzionari di apparati tecnici. Questo criterio l'aveva già anticipato un filosofo del primo 800, Hegel, quale dice: quando un fenomeno aumenta quantitativamente, sto parlando di quantità, abbiamo non solo un aumento quantitativo di quel fenomeno, ma anche un cambiamento qualitativo radicale del paesaggio. Allora, qui siamo all'aperto, se arriva un terremoto di 2 gradi della scala Mercalli non ce ne accorgiamo neanche, se ne viene uno di 9, forse questa piazza si risolve in un cumulo di macerie, per un semplice aumento quantitativo di un fenomeno. Ora, Marx è stato il primo a capire questo teorema di Hegel e l'ha applicato all'economia. E scrive: tutti pensano che il denaro sia un mezzo per soddisfare i bisogni e per produrre i beni. Ma se aumenta quantitativamente fino a diventare la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e per produrre qualsiasi bene, il denaro non è più un mezzo, ma il primo fine per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni. Capovolgimento dei mezzi infine. Se la tecnica è la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, la tecnica non è più un mezzo, ma è il primo scopo che tutti vogliono. Dicevo ieri, ma con me, per esempio, ricordavo l'episodio, domandavo perché l'Unione Sovietica è crollata nel 1989 e non è crollata, per esempio, nel 1960. Se lo scopo era l'egemonia del comunismo, poi ci voleva il mezzo per realizzarlo. E il mezzo l'Unione Sovietica lo possedeva perché è stato il primo paese, prima ancora degli americani, di riuscire a mandare uno Sputnik nello spazio, cosa che gli americani non erano ancora riusciti a fare. Nel 1989 la tecnica sovietica era infinitamente inferiore alla tecnica americana, tant'è che Gorbaciov, nella capitale dell'Islanda, chiedeva a Reagan di non fare lo scudo stellare, perché l'Unione Sovietica non avrebbe avuto una contromisura contro quell'apparato. La tecnica sovietica era infinitamente inferiore, l'egemonia del comunismo collassa. A questo punto tutti desiderano la tecnica, la quale non ha scopi. Non è che la tecnica ha impedito il progresso umano, eh? Non importa niente del progresso umano, non ha scopi, non dischiude l'orizzonte di senso.
tecnica funziona. Il suo funzionamento diventa sempre più un miglioramento del suo funzionamento. Se considerate per esempio che noi siamo in grado di distruggere la Terra 20.000 volte con tutti gli arsenali nucleari che abbiamo nel mondo, 20.000 volte siamo in grado di distruggere. Come vi spiegate che nei laboratori nucleari si cerchi il miglioramento della bomba atomica, il perfezionamento ulteriore della bomba atomica? Questo è un esempio per dire che la tecnica non ha scopi se non il proprio autopotenziamento. E lei si può dire quello che Nietzsche diceva della volontà di potenza. Cosa vuole la volontà di potenza? Rispondeva Nietzsche, vuole se stessa. La tecnica vuole se stessa. E oggi noi siamo nella condizione che la nostra capacità tecnica di fare, la nostra capacità di fare, è enormemente superiore alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare. Quindi ci muoviamo a mosca cieca. Sappiamo dopo che effetto fa. Che effetto fanno le scoperte tecnico-scientifiche. E qui smettiamo di pensare che la scienza sia pure la tecnica, un'applicazione della scienza, che è buona o cattiva secondo dell'uso che se ne fa. È il contrario il rapporto. La tecnica non è l'applicazione della scienza, la tecnica è l'anima, l'essenza della scienza, ciò che condiziona lo sguardo scientifico, perché lo sguardo scientifico non è uno sguardo contemplativo, lo sguardo scientifico è uno sguardo manipolativo. Se in un bosco va un falegname e un poeta, gli alberi che si offrono al loro sguardo sono gli stessi, ma lo sguardo del falegname è già orientata alla manipolazione degli alberi. Per la scienza non guarda il mondo per contemplarlo, lo guarda per manipolarlo, per cui la tecnica è l'anima della scienza, non l'applicazione della scienza. Professore, lei ha evocato scenari nucleari. Si aspettava questa guerra? Sì, perché quando uno da 2 mesi sta concentrando centinaia di migliaia di uomini, di carri armati, di cose, chi è che non se l'aspetta? E anche se noi continuavamo a ritenere che, anzi no, era lo stesso Putin che diceva che non aveva nessuna intenzione di scatenare una guerra in Ucraina, e ancora adesso è convinto di non aver scatenato una guerra, ma solo una semplice operazione militare speciale, a differenza trovatela voi. Ecco, perché l'obiettivo non era tanto l'Ucraina. L'Ucraina è una nazione martire. L'obiettivo dell'Unione Sovietica è la cultura europea. Sono le liberali democrazie europee che lui sente come una minaccia, perché adesso con i mezzi di comunicazione di massa tutti quanti vedono come noi viviamo. E probabilmente viviamo meglio di loro. E il suo timore era sostanzialmente questo. Questa è una ragione, non quella decisiva. Però la liberal democrazia era un suo obiettivo. Infatti quando, dopo che Draghi si è dimesso, cosa ha detto la portavoce di Putin? Che finalmente 2 amici dell'Ucraina sono saltati. Uno era Johnson, e non era tanto simpatico, forse non era neanche tanto bravo, però era un grande amico dell'Ucraina, perché aveva rifornito l'Ucraina con tantissime armi. E adesso è saltato anche Draghi, per la gioia di Putin. E mi pare che gli amici di Putin si chiamano Salvini, perché Salvini aveva dei bei rapporti con l'Unione Sovietica, e si chiamano Conte, i due che hanno fatto saltare il governo, Draghi. Ora, poi dopo la Russia dovete considerarla, io conosco quel mondo slavo, che mia moglie era di quel mondo. E la Russia è un paese che considera se stessa sacra. Lo stesso Dostoevskij dice che la Russia non è un paese come gli altri, ma ha in sé il principio, l'atmosfera, il fondamento del cristianesimo. La Russia ha di sé un concetto molto alto, anche se non è in grado di amministrare se stessa, forse perché è anche troppo grande. E
se noi guardiamo la successione delle formule politiche della Russia, vediamo che prima c'erano gli zar, poi è arrivato Lenin e Stalin che si sono comportati come o peggio degli zar, poi è arrivato Putin, che non è comunista e non è zarista, ma si comporta esattamente nella stessa maniera. E non dovete pensare che le liberal democrazie possono essere applicate facilmente in qualsiasi parte del mondo. Ci ha provato l'America con l'ingenuità tipica degli americani a esportare la democrazia. La democrazia come fa a esportarla che appena appena stiamo muovendo adesso le prime mosse? Dal momento che nel primo Novecento in Europa noi abbiamo avuto fascismi, comunismi, nazismi, che sono tutt'altro che figure democratiche. E poi la democrazia non consiste nell'andare a votare, come diceva giustamente Paolo, Giovanni Sartori, un grande politologo che io stimo molto. La democrazia consiste nel fare delle cose. Democrazia significa fare degli asili in modo tale da consentire alle madri di uscire dal fare l'angelo dal focolare. Significa evitare le code negli ospedali. La democrazia sono cose. E quando la gente non paga le tasse, pensando di fare il furbo nei confronti dello Stato, si dimentica che noi abbiamo una sanità pubblica gratuita. Andate un po' a vedere fuori cosa succede, andate un po' in America a vedere cosa succede. O abbiamo una scuola sostanzialmente gratuita, un'università le cui tasse sono insignificanti rispetto alle tasse delle università americane. E allora c'è una giustizia sociale, c'è una cura di noi. Bene, queste pratiche scordatevele, tra un po' non ci saranno più. Non abbiamo più soldi per mantenere questo stato sociale. E questa è un'altra delle conseguenze, determinata anche dal fatto che da troppo tempo noi non siamo stati governati, perché ci siamo adagiati sul gas russo, non ci siamo mai mossi a cercare altre forme. Avete visto Draghi come si è mosso? Prima in Algeria, poi è andato in Congo, poi è andato in Turchia, poi ha stipulato degli accordi anche con la Libia e con l'Egitto per portarci a casa il gas. Ma siccome noi italiani siamo degli individualisti incorreggibili, per esempio ci serve un rigassificatore a Piombino, per portare allo stato gassoso il gas che ci arriverà dall'America liquido. E cosa fanno quelli di Piombino? Con tutti i bei partiti alle loro spalle. No, qui no, e dove? Allora il gas lo vogliamo a poco prezzo? Qualcosa dovremmo sacrificare. Non solo un grado di temperatura nei nostri riscaldamenti o nelle nostre aree condizionate. Vedrete molto, ma molto di più. Professore, la tecnica minaccia la democrazia. Certamente, l'ha già fatto. L'ha già fatto perché ha già tolto di mezzo la politica. Perché Platone, quando ha parlato di politica, la politica l'ha inventata lui, no? E sapete in che modo? Un giorno ha scritto che quando gli dèi hanno abbandonato il timone del mondo, prima lo governavano loro, il timone del mondo, gli uomini hanno dovuto inventare la politica. Politica è una parola greca che viene dalla parola polis. Allora la politica è il modo di convivere nella città, quindi istituzioni, quindi leggi. Quando gli dèi hanno abbandonato il timone del mondo. Guardate che quando i greci parlano attraverso miti, non stanno raccontando delle storielle, perché ancora oggi ci sono gli dèi o il dio che mantiene il timone del mondo. E nei paesi islamici, per esempio, pensiamo all'Iran, ma non solo lì, dove ci sono dei governi teocratici, delle politiche teocratiche, dove l'ordine religioso a stabilire l'uso e i costumi della convivenza civile, lì abbiamo ancora un Dio che governa, che ha in mano il timone del mondo. Bene, quando Platone inventa la politica, la definisce tecnica regia, basilicae tecne. Perché dice? Perché tutte le tecniche sanno come si devono fare le cose, ma la politica sa se e perché si devono fare. Quindi a lei spetta la decisione. Oggi la politica,
non è più il luogo della decisione, perché la politica per decidere guarda l'economia. E allora il luogo della decisione si sposta dalla politica all'economia. E l'economia per fare i suoi investimenti guarda le risorse tecnologiche. E allora la decisione si risolve nella tecnica, la quale non ha scopi. Non ha scopi. E allora resta che il momento decisionale a chi appartiene? A chi appartiene? Adesso vediamo come si comportano i mercati dopo la crisi di governo che abbiamo avuto, perché loro sono molto più veloci della politica, non hanno parlamenti, non hanno partiti, non hanno discussioni, hanno un solo principio, il denaro, che è diventato il generatore simbolico di tutti i valori. E quindi sono molto veloci. E cosa succede? Ci sono delle agenzie di rating che decidono, stabiliscono cosa devono fare i vari stati. Mobbing, Fisher, decidono con le loro classifiche il livello di investimento dei vari stati, il livello di prestito che si può accordare, e se andiamo giù nella classifica e siamo già abbastanza in basso, prestiti e affidamento non ce ne danno. E sono più decisivi di quanto non siano le decisioni politiche. Queste cose le riflettiamo o non le riflettiamo? Questo. Poi perché finisce la democrazia? Perché la tecnica. Vi siete mai chiesti perché sono sempre di meno le manifestazioni di scioperi, di massa, eccetera, e non ottengono granché quando accadono? Perché sono finite queste cose? Perché i sindacati contano poco? Perché le adunate di piazza? Io sono contento quando ci sono, perché la gente disagiata almeno trova un po' di conforto nel trovarsi insieme e nel rivendicare insieme i loro disagi, in modo che uno si sente meno solo. Ma perché? Ma perché la tecnica non ha più bisogno di piazze. La tecnica funziona così, c'è una serie di apparati. Basta che si sospende il lavoro in un piccolo settore della catena degli apparati, che si sospende tutta la catena degli apparati. È sufficiente che 10 controllori di volo di Fiumicino si astengano dal lavoro per poche ore, che si ferma tutta la navigazione aerea. Gli americani che hanno studiato questo fenomeno lo chiamano non making power, il potere di non fare, che non è il potere di non fare, non è lo sciopero, è la sospensione di coloro che hanno delle competenze tecniche, per cui chi ha competenze tecniche è molto più potente di chi queste competenze non le ha, perché con poche persone si ottiene quello che le adunate di piazza non riescono ad ottenere. E allora la democrazia, se i processi sono questi, se la politica ha abdicato alla decisione perché guarda l'economia, l'economia decide i suoi investimenti sulle risorse tecnologiche e la tecnica non ha altro in vista se non il proprio autopotenziamento, possiamo così scambiarci parole di uguaglianza, libertà, fraternità, ma sono parole. Le tre rivendicazioni della rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité, la liberté ha messo in atto la visione, il mondo liberale, la legalité il mondo socialista, erano due visioni del mondo molto interessanti, perché uno aveva una certa visione del mondo a sfondo liberale e l'altro aveva una visione del mondo a sfondo socialista. Si è persa per strada la parola fraternité, perché se gli uomini devono diventare fratelli la prima cosa è quella di eliminare gli stati, perché lo Stato ha il monopolio della violenza, mantiene l'ordine e la fratellanza all'interno dello Stato, e poi il confine è subito guerra. La fratellanza non c'è più, l'abbiamo persa.
ma anche le prime due le abbiamo perse, perché questa competizione tra mondo liberale e mondo socialista, quello che si chiama destra e sinistra, noi in Italia non abbiamo mai avuto una destra decente. L'ultima destra decente che mi ricordo io era quella di Malagodi, che raccoglieva l'1% di consensi. Per il resto però abbiamo sempre avuto un estremismo di destra, come c'è stato anche un estremismo di sinistra, ma però queste categorie che dividevano il paese in destra e sinistra sono scadute. E quel che si cerca oggi è un buon amministratore. È un buon amministratore. Per esempio nel comune di Milano abbiamo avuto una successione di sindaci di destra e di sinistra senza troppe difficoltà perché erano buoni amministratori. E alla fine si preferisce l'amministrazione corretta, che sia in grado di far vivere meglio la gente, senza nessuna ideologia. Naturalmente il crollo delle ideologie non è stata una gran bella cosa, perché una volta che sono crollate le ideologie è crollata anche la tensione morale. Se io sono di sinistra, però sembra che non conti più niente, doveva finire la mia tensione morale. E la mancanza di tensione morale spiega anche l'astensionismo radicale che c'è nella nostra modalità di andare al voto. Professore, non c'è più la fratellanza, ma c'è Facebook. Ci sono gli amici, c'è internet. Dove uno dice tutto quello che gli passa per la testa, a prescindere da quello che ha studiato o non ha studiato. Però questo non è anche un po' positivo, che c'è questa libertà di espressione che prima non c'era, la possibilità di confrontarsi, di Ma connettersi. in quei social lì io quello che vedo è che è una sorta di monologo collettivo, dove uno dice le cose che potrebbe tranquillamente sentire dagli altri e sente le cose che potrebbe tranquillamente dire a sua volta. E poi che cosa si dice? Che cosa si dice? Quello che passa per la mente. Se però il livello di istruzione è basso, come è bassissimo in Italia, è chiaro che quello che passa per la mente sono solamente pulsioni, sono solamente emozioni non coordinate, sono stati d'animo. E soprattutto la cosa peggiore che c'è è che noi abbiamo delegato ai like, ai follower, la nostra identità. La nostra identità non è più una cosa che noi abbiamo, è una cosa che ricaviamo dai seguaci, ricaviamo dai like. E ne ho tanti, allora insomma sono qualcuno. Questa delega dell'identità, questa perdita dell'identità non è una cosa carina. Naturalmente chi non ha neanche un like, non ha neanche un follower, cammina sulle onde della depressione, perché ormai chi me lo dà l'identità? E poi ci sono i giovani. Lei rivolge un'attenzione particolare ai nativi digitali, attenzione alla loro crescita. Sì, attenzione alla loro crescita perché riferivo ieri a Macomer un episodio che mi è capitato settimana scorsa quando ero a Milano. A un certo punto ho avuto voglia di fumare, non avevo le sigarette, sono andato in un tabaccaio. Mentre entravo, due ragazzi mi hanno riconosciuto, tutti contenti di conoscermi, hanno trattenuto 5 minuti. Ho comprato le sigarette, ma non avevo l'accendino. Ho visto che nel bar di fianco c'era una ragazza che fumava. E sono andato lì a chiederle se mi dava La l'accendino. fratellanza tra tabagisti esiste sempre. E la ragazza che aveva l'accendino, lei fumava, prende l'accendino e me lo tira sul tavolo, insomma, senza guardarmi in faccia. Beh, io la prendo l'accendino, accendo la mia sigaretta e torno di due ragazzi e dico loro: ma adesso com'è la cosa? Non ci si guarda più in faccia. E loro, proprio con una certa malinconia, mi hanno detto: e purtroppo noi non guardiamo più in faccia, perché noi guardiamo così. Oh, noi guardiamo così. Allora cosa succede? Succede che questi ragazzi, tu vuoi che io parli della che cosa cosa fa loro il fatto che siano digitali? Ecco, a me fa molta impressione, ma a loro non fa tanta impressione perché sono nati in quel mondo, non è che sono arrivati a quel mondo. Sono nati in quel mondo e quindi si comportano col mondo. Però che cosa succede? Succede che per loro il mondo, una volta per fare esperienza del mondo uscivi di casa,
Adesso non hai neanche più bisogno di uscire di casa, perché il mondo te lo offre, il tuo cellulare te lo offre, il tuo computer, il mondo. Naturalmente è un mondo confezionato, non è il mondo di cui tu fai esperienza. Questo determina dei problemi grossi. Innanzitutto il problema che io vedo più grosso è quello della modificazione del nostro modo di pensare. Perché i computer, i cellulari e tutta l'informatica pensa con il codice binario 1-0. 1-0, che tradotto significa sì, no, al massimo non so. In una società complessa, un pensiero binario non basta per risolvere i problemi. E noi siamo in una società complessa, mentre l'informatica non ti aiuta perché non puoi dire due cose, sì, no, al massimo non so. Ecco perché io il referendum li abolirei tutti. Per esempio, con le trasmissioni di traino dei telegiornali a base di quiz che poi si ritrovano negli esami di maturità, persino negli esami di maturità, quiz che si trovano anche nella modalità di accesso all'università, dove tu devi compilare sostanzialmente, devi rispondere con un codice binario di fondo, che è poi il codice dell'informatica. Non pensi, non pensi, se non due cose, affermazione e negazione. Questo è molto pericoloso. E chi nasce in quel mondo pensa in quel mondo. Parlavo con il primario di cardiologia dell'Humanitas di Milano, che essendo molto bravo, ci sono molti medici che vengono anche dal meridione pur di fare tirocinio con lui, e lui diceva, e gli chiedevo, come sono questi giovani medici? Ah, tu devi, gli insegni, ma quello che loro vogliono è così o è cos'ha? È sì o no? Ma dice, ma i problemi cardiologici non sono binari, i problemi cardiologici sono diversi da individuo a individuo e non si risolvono in una modalità. Cioè il modo di pensare che non ti consente di accedere all'approfondimento dei problemi e quindi alla competenza. Questo è uno degli effetti pesanti dell'informatica. L'altro effetto pesante è che la nostra psiche non è all'altezza del mondo che ci offre l'informatica. L'informatica ci offre il mondo. Io posso parlare con un amico in Australia, posso vedere New York senza esserci mai stato, posso nuotare nell'oceano senza bagnarmi. Cioè, cosa succede? Mi muovo nel virtuale perdendo delle abilità sul mondo reale, nel mondo reale. E a livello virtuale mi rapporto a distanze temporali e spaziali tali che la mia psiche non è in grado di parteciparvi. Perché la nostra psiche ha un ambito che non è il mondo, ma è il nostro ambiente. La nostra psiche arriva fin dove arriva il nostro ambiente, il nostro mondo ambiente. I tedeschi hanno due parole, i tedeschi hanno una lingua seria, mentre noi italiani abbiamo una lingua letteraria che abbiamo bisogno di aggiustare i sostantivi con gli avverbi e con gli aggettivi. Invece a loro bastano quattro proposizioni. Loro chiamano il mondo Welt, e il mondo ambiente, quello psichico, quello dove la psiche partecipa, un Welt, mondo circostante. La nostra psiche si limita al mondo circostante. Allora, c'è stato un genocidio giù nel Sudan qualche anno fa, c'è stato un genocidio tra Tutsi e l'altra tribù che non mi ricordo il Put. nome, Hutu, ci hanno toccato la psiche? No, non ce l'hanno toccata perché è troppo lontano. Muore una persona a cui io voglio molto bene. Soffro, muore il mio vicino di casa, gli faccio le condoglianze. Se mi dicono che ogni minuto muoiono 10 bambini nel mondo per fame e per malattie, mi spiace, ma per me diventa solo una statistica. Cioè la mia psiche non arriva a partecipare dell'evento. Non arriva anche perché probabilmente non vuole, io non voglio toccare con mano la mia impotenza a cambiare le cose. Prima dell'Iraq, Putin aveva fatto l'identica cosa in Georgia, aveva
aveva fatto l'identica cosa in Cecenia, aveva fatto l'identica cosa in Siria. Ci hanno toccato queste cose? Non hanno toccato neanche i nostri politici, perché erano molto interessati al gas e si giravano dall'altra parte. Poi l'hanno fatto in Ucraina e lì ci siamo un po' svegliati, perché i confini dell'Ucraina sono i confini dell'Europa. E allora lì ci siamo svegliati. Ora cosa succede? Se la psiche è così limitata, la partecipazione psichica a tutto ciò che si vede nel mondo dei social e nel mondo del computer, nel mondo del telefonino, non investe la nostra psiche, non abbiamo una risonanza emotiva all'altezza degli eventi che vediamo. Questo è il secondo inconveniente. Poi la cosa più grave, più pesante, è il distanziamento sociale, che non l'ha prodotto il virus. E basta lamentarsi, ragazzi, quando vi lamentate perché il virus, poveretti ragazzi, ha tenuto il mio figlio nella sua cameretta, poverino. Ma scherziamo, ma come fate a compatirvi a questo livello? Non conoscete i vostri coetanei che vengono dall'Afghanistan, attraversano i Balcani, arrivano in Italia, passano il confine, arrivano in Francia, camminando a piedi, sono vostri coetanei. Come fate a lamentarvi a questo livello? Voglio bene ai giovani, ma fino a un certo punto, quando cominciano a fare le lagne su queste cose divento nervoso. Ora, che cosa succede? Che la distanza sociale non l'ha creata il virus, il virus l'ha creata una distanza virale, la distanza sociale l'ha creata l'informatica. I rapporti li tengono attraverso telefonini e computer, cioè i rapporti si tengono in uno schermo. Quando si vedono tra di loro, cosa fanno? Dove si vedono? In discoteca, il luogo perfetto dove non puoi né parlare, né comunicare, né far niente, per le luci stroboscopiche e il rumore della musica. Ma preferiti da loro, perché non hanno niente da dire vis-à-vis. Perché se io parlo con te, tu mi impegni. Se invece parlo col computer, non sono altrettanto impegnato. Non parliamo poi, non scendiamo poi a livello di erotica e di sessualità, perché c'è anche il cibersesso, ci sono anche le chat, ci sono anche tutte quelle cose qui che consentono di esasperare le nostre fantasie sessuali, che sono molto più interessanti dei rapporti reali d'amore. Sono più interessanti perché sono più scalmanate. E poi quando ti trovi di fronte a un partner affettivo, cosa succede? Che la relazione ti diventa insignificante, perché il modello che hai acquisito è quello là. Si tenga conto che i ragazzini hanno a che fare col porno intorno ai 6-7 anni. E poi i genitori iniziano a fare questioni se devono fare a scuola l'educazione sessuale oppure no. Ma lo sanno benissimo, tutto sanno. Sanno benissimo, tutto sanno. Ma mio figlio no. Dagli un'occhiata. Professore, ci stiamo avviando alla conclusione, non possiamo non parlare della scuola, perché anche il suo libro si conclude parlando della scuola e noi siamo arrivati a questo punto adesso, ai giovani. La scuola, croce e delizia, verrebbe da dire leggendo le sue parole, perché se da una parte è l'unica speranza, dall'altra questa speranza sembra non arrivare dalla scuola di oggi. Eh sì, è il problema più grosso che abbiamo in Italia. Se la scuola funzionasse, forse non avremmo neanche populismo, ma la nostra scuola non funziona. Dicevo ieri a Macomer che al massimo istruisce, ma non educa, la nostra scuola non educa. Istruire vuol dire far passare dei contenuti mentali da chi li possiede a chi non li possiede, quindi da maestro insegnante ad allievo. Educare significa due cose. Primo, è necessario che tu individui la specificità dell'intelligenza di tutti i ragazzi che hai davanti a te. La specificità dell'intelligenza vuol dire che la scuola sviluppa solo un tipo di intelligenza, che è l'intelligenza logico-matematica. Ma c'è il bambino che può avere un'intelligenza musicale, c'è il bambino che può avere un'intelligenza artistica, c'è il bambino che può avere un'intelligenza psicologica, perché è molto empatico e capisce cosa passa nell'animo e nella mente del suo compagno di banco,
C'è il bambino che può avere un'intelligenza somatica, fisica, un cacciatore che senza neanche fare un minimo di riflessione realizza un gol perché ha una perfetta sincronia da distanza e potenza, è un'intelligenza corporea. Allora, tutti partiamo da un tipo di intelligenza per arrivare a quella più elementare, che è poi l'unica che si insegna a scuola, che è quella logico-matematica, cioè impara a leggere, a scrivere e a far di conto, a cui si limita tendenzialmente l'intelligenza maschile, di solito. Bene, allora se tu non parti dall'intelligenza che uno possiede per natura, quello non farà una fatica della Madonna per arrivare all'intelligenza logico-matematica, perché ti si trova di fronte a uno scenario, e se io parto da quello scenario che lui non possiede, quindi bisogna individuarle queste intelligenze. C'è quei bellissimi libri di Howard Gardner, intitolato Intelligenze multiple, Forme mentis, eccetera, che andrebbero letti da tutti i professori per rendersi conto della difficoltà che fa uno ad approcciare immediatamente all'intelligenza logico-matematica quando parte da un'intelligenza che è musicale, che è artistica, che è psicologica, che è somatica. Cioè dalla sua deve partire. Io posso partire da dove nasco per arrivare là dove devo arrivare. Posso essere catapultato là. Poi, questo dovrebbe accadere, però per poter individuare la qualità dell'intelligenza, le classi dovrebbero essere composte da 12-15 persone. Se hai 30 persone, la scuola italiana ha già deciso che lì non si educa, perché non posso io individuare l'intelligenza di 30 persone. 12-15, sì, come si fa nei paesi nordici. E poi soprattutto l'educazione prevede quel passaggio fondamentale che prevede sostanzialmente tre tappe, cioè noi nasciamo con le pulsioni e c'è chi nelle scuole elementari si ferma a livello pulsionale, si chiamano bulli, che si esprimono con i gesti, non con le parole. E cosa fa la scuola con i bulli? Li sospende. Eh no, devi tenere la scuola il doppio per farli passare dalla pulsione all'emozione, fargli fare questo gradino, perché sennò andranno avanti così per tutta la vita. Dopo te li ritrovi alla curva nord, dopo te li ritrovi a fare i black bloc, poi te li ritrovi nelle manifestazioni violente, perché sono rimasti a livello pulsionale. E poi non li hai emancipati, il tuo compito è di educare, e non l'hai fatto. Poi, secondo passaggio dovrebbe essere quello appunto di arrivare all'emozione, alla risonanza emotiva. Quando dico risonanza emotiva, mi viene in mente una frase di Kant. Kant dice che il bene e il male potremmo anche non definirli, perché ciascuno li sente naturalmente da sé. Non è più vero per tutti i giovani, che uno sente naturalmente da sé la differenza tra insultare un professore, cosa che abbiamo fatto tutti, magari non in sua presenza, oppure prenderlo a calci, o tra corteggiare una ragazza, oppure stuprarla. Non sto esagerando, perché quando mi tocca leggere, per ragioni di cronaca, le risposte che questi ragazzi che fanno queste cose danno ai giudici inquirenti, quali gli chiedono: ma perché hai fatto queste cose? Ti rendi conto di quello che hai fatto? La risposta è: ma cosa abbiamo fatto? Manca la risonanza emotiva. Non c'è. E allora bisogna educarli alla risonanza emotiva. Ricordo ancora quando ho intervistato quei ragazzi che buttavano i sassi dal cavalcavia. E gli chiedevano cosa voleva dire, cosa facevate, che gioco giocavate. Ah, noi giocavamo a bingo. Ho capito, ma sotto c'erano le macchine c'erano le persone. E vabbè, manca la risonanza emotiva. Non sentono, sentono, dico sentono, non che ragionano, non sentono immediatamente la differenza tra il bene e il male. E sono tanti. Sono tanti. E poi bisognerebbe arrivare all'educazione dei sentimenti. Sentimenti.
Tutti siamo convinti che ce li abbiamo per natura, no, i sentimenti non li abbiamo per natura. I sentimenti sono un prodotto culturale. I sentimenti si imparano. Questo lo sapevano già i primitivi, che attraverso racconti, miti, narrazioni, insegnavano la differenza tra sacro e profano, tra puro e impuro, tra totem e tabù, in modo tale che la gente queste cose le acquisisse. I greci avevano illustrato nell'Olimpo tutte le passioni e i sentimenti umani. Zeus era il potere, Atena l'intelligenza, Afrodite la sessualità, Ares l'aggressività, Apollo la bellezza, Dioniso la follia. Queste cose si imparano. Adesso noi non possiamo più ricorrere ai miti, perché non ci crediamo più. Però abbiamo quel repertorio enorme dove tu puoi imparare i sentimenti, che si chiama letteratura. Perché nella letteratura tu impari che cos'è il dolore in tutte le sue manifestazioni, che cos'è l'amore in tutte le sue possibili declinazioni, che cos'è l'angoscia, cos'è il dolore, cos'è la speranza, cos'è la disperazione, cos'è il suicidio, cos'è la noia, cos'è lo spleen. Queste cose si imparano. E quando tu la tua mente è ben fornita di questi sentimenti, quando è ben fornita, quando ti capita il dolore, tu hai un reticolato di cui ti puoi servire per uscire dal tuo dolore, per cui giustamente Eschilo diceva che il dolore è un errore della mente. Ecco, se invece di errore noi diciamo che è un errare della mente che non ha punti d'appoggio e punti di riferimento. E allora bisogna riempire la scuola di letteratura, non di computer. Di letteratura bisogna. Non hanno bisogno di imparare il computer i ragazzi. A scuola i computer non servono a niente, cosa diceva Clifford Stoll, che aveva inventato computer negli anni 60, cioè il computer di massa negli anni 60. Ha scritto quel bel libro Analytical High Tech, edito da Galzanti. Dice, vabbè, se un industriale, un imprenditore pensa di fare un po' più di soldi ed è facilitato nel suo lavoro grazie al computer, che si serva pure del computer, ma nella scuola mai. Perché anche 10 ore di computer non avranno mai l'effetto educativo e culturale di 3 quarti d'ora di un maestro in presenza. E alla domanda dell'intervistatore, sì, ma però può darsi che il computer aiuti quegli studenti che hanno dei cattivi professori. E no, dice lui, i cattivi professori si licenziano e si prendono quelli buoni, non i computer, professori buoni. Ci sono professori buoni? Ma io direi il 2%. No, diciamo il 10%, uno, ho detto due in questo senso, che se uno studente in una classe ha un professore che è un vero maestro è già salvo, se ne ha due ancora meglio, però mi domando, e gli altri 7 cosa fanno? E allora i professori, mi spiace per loro, ma dovrebbero essere sottoposti a un test di personalità. Un test di personalità? Test di personalità vuol dire fare un colloquio. I ragazzi quando sono laureati mandano il loro curriculum abbastanza scarno perché si sono appena laureati, ne mandano in giro una cinquantina e nessuno li chiama. Quando arriva uno e dice venga a fare un colloquio, il ragazzo è felice. E beh, facciamo anche questi colloqui. Colloqui sono dei test di personalità, no? Sono una casa editrice, deve prendere un correttore di bozze. Nel colloquio verifica se il candidato è un ossessivo grave, perché solo se è un ossessivo grave non gli scappa neanche un errore, no? Ecco, allora bisogna parlare dei test di personalità. Innanzitutto verifica se il professore ha empatia, perché se non ce l'ha non deve fare il professore. Perché non basta insegnare, nel senso di svolgere i famosi programmi ministeriali, tu devi avere una relazione con loro. E la relazione non è andare a mangiare la pizza con loro, cosa che il professore non deve fare mai, perché il giorno che hai mangiato la pizza con loro, il giorno dopo non sei più Dio, sei uno di loro. No, tu devi sedurre con la cultura, perché la cultura è fortemente seduttiva, ma però gliela devi porgere bene, e per porgerla bene, e poi gli devi guardare negli occhi, devi accorgersi di quello che passa nella testa e nel cuore di questi ragazzi. Del resto anche Platone cosa diceva? La mente non si apre se prima non hai aperto il cuore. E noi tutti abbiamo studiato con piacere le materie dei professori che ci avevano affascinato, abbiamo trascurato quelle dei professori che
che ci avevano invece demotivato. Poi ci sono quelli che insegnano le materie tecniche, matematica, chimica, fisica, che dicono: noi come facciamo a sedurli? Con aria provocatoria. Come facciamo a sedurli? Allora io porto l'esempio di un caso successo a Bergamo 2 anni fa, riportato dai giornali, di un professore di chimica che insegnava in un istituto tecnico. Finita la lezione, è andato al supermercato per la spesa, e gli è venuto un infarto ed è morto. L'indomani i suoi studenti si sono tatuati tutti sul braccio H2O, in segno di amore per questo professore che insegnava chimica. Allora si può sedurre anche con la chimica, se hai l'anima, ma se non ce l'hai non sedurrai neanche il tuo gatto, non sedurrai. Insomma, non è facile che gli studenti si mettano H2O dopo che è morto il professore di chimica, no? Poi, i professori devono anche fare un corso di teatro, perché la cattedra, mi spiace, è un palcoscenico, eh. Non basta andare in cattedra e sentirsi Dio, è un palcoscenico, devi saper recitare. Se la Divina Commedia la insegni come la insegna Benigni, vedrai che leggono la Divina Commedia, ragazzi. Non dico come Benigni perché non sarai mai capace, ma qualcosa di simile. Se invece ti incanonisci sulle note a piedi pagina, beh, i ragazzi non leggeranno mai la Divina Commedia. E allora bisogna anche fare di questo. E poi soprattutto bisogna, mi spiace, eliminare il ruolo. Perché se uno non è capace di insegnare, lo sanno gli studenti, lo sanno per primo, se ne accorgono subito. Lo sanno i professori, lo sa il preside, lo sanno i genitori, e però è di ruolo. E allora? Se lo sai insegnare, se demotiva gli studenti, deve andare avanti 40 anni finché finisce carriera? No, si licenzia. Gli operai dell'Ilva non sono di ruolo. E anche loro non devono essere di ruolo. Se non sono bravi si cacciano via, come diceva Clifford Stoll. E allora vedete come migliora la scuola, si prendono quelli bravi. Sapete quanti studenti io ho laureato che sarebbero stati bravissimi se avessero potuto insegnare? Invece di avere certe persone che vanno in classe senza neanche guardare negli occhi gli studenti, poi quando qualcuno si suicida, e in Italia se ne suicidano circa 400 all'anno, poi dice: ma chi l'avrebbe mai detto? È la domanda che viene spontanea: ma tu li hai guardati negli occhi sti ragazzi e ti sei limitato a fare i programmi ministeriali? Eh no, cari miei, non funziona così la scuola. È che lo Stato italiano non si è mai preoccupato dell'educazione dei propri giovani. Si è preoccupato unicamente, quando parlava di scuola, di assegnare posti di lavoro agli insegnanti. Adesso poi che hanno patologizzato la scuola elementare sono tutti disgrafici, dislessici, discalculici, sono tutti asperghi. Ma stiamo scherzando? Perché questo crede agli insegnanti di sostegno. Ma un insegnante di sostegno è sempre un rischio. Perché se io mi vedo che c'ho un insegnante di sostegno, il primo messaggio che mi arriva è: tu nella vita da solo non ce la farai mai. Poi sono convinto anch'io che gli insegnanti di sostegno sono necessari, ma là dove sono necessari, non è possibile che siano tutti disabilitati a imparare quelle 4 cose che si imparano alla scuola elementare, dai. Insomma, ma lì è entrata la psichiatria, è entrata la psicologia, perché ci sono anche gli psicologi che devono lavorare, evidentemente, no? Questo. E poi nelle scuole superiori i genitori devono essere cacciati dalla scuola, via i genitori, via i genitori. Perché i genitori non interessa niente a loro la formazione dei loro figli, gli interessa solo la promozione. E se non sono promossi ricorrono al TAR. E il professore, per non passare le vacanze in tribunale, cosa fanno? Li promuovono tutti. Nel 2019, l'ultima volta che avevo avuto un esame di maturità che non era Covid, hanno promosso il 99% degli studenti. Ma allora promuoverli tutti ed abolisce l'esame di maturità a questo punto. Per quando poi c'è l'esame di maturità, le scene che si vedono anche televisive, dove entrano di mezzo gli psicologi, i medici, i dietologi, gli psichiatri per l'ansia. Insomma, hai studiato, vai a fare l'esame. Fine. Fine, basta. E poi gli danno il premio se sono promossi. Anche. Ma che tipo di educazione ci abbiamo in mente noi? Sì,
Se pensate, per esempio, alle ragazze talebane che clandestinamente vanno a scuola, e i nostri che prima erano, facevano tutte le scene perché non avevano la scuola in presenza. Come sono stati messi in presenza, cosa hanno fatto? Hanno fatto lo sciopero perché non volevano la seconda prova, l'esame di maturità. Ma sono questi i problemi. Avete un po' di dignità, Dio buono. Questo. Vabbè, la nostra scuola non funziona. E siccome non funziona, cosa succede? Succede che questi ragazzi vengono su come possono. La famiglia è già un disastro di suo. La famiglia. Al mio mi riferisco alle famiglie probabilmente delle città metropolitane. Io vivo a Milano. Magari qui la famiglia tiene un pochino di più, ma da noi è un disastro. E se poi è un disastro anche la scuola, è ovvio che questi ragazzi vengano su senza un punto di riferimento, senza un segnale, senza un'indicazione. E vengono su come possono. Per di più, in un contesto abbastanza agiato, perché a parte gli immigrati, ma per il resto, insomma, la nostra condizione di vita metropolitana, tutto sommato, non è la povertà dei nostri nonni. Questo è. Ora cosa succede? Che i giovani sono dai 15 ai 30 anni, hanno il massimo della forza biologica. Cioè, i loro corpi sono belli, sono forti. È quel motivo che recita Veline e Cacciatori, è vero. Non ci saranno solo i cacciatori, ma cioè, cosa compra il mercato ai giovani? La bellezza e la forza, basta. È l'unica roba che hanno da vendere in questa cultura mercantile. Poi hanno il massimo della potenza sessuale, ma non procreativa. Perché poveretti si laureano a 25-26 anni, si innamorano anche prima, però non possono uscire di casa perché non hanno una casa e non possono avere neanche un mutuo perché non lavorano, perché i lavori che gli si assegna sono lavori insignificanti che non garantiscono le banche. Dato sta che i figli li mettono al mondo uno, due, intorno ai 30-35 anni, quando va bene. Così la nostra cultura declina e avanzerà la cultura degli immigrati. Sono giochi di forza questi. La storia la dovete guardare dal punto di vista biologico, come la guardo io. E poi i giovani hanno il massimo della potenza ideativa tra i 15 e i 30 anni. Hanno delle idee fulminanti, che magari non sono organizzate e immediatamente traducibili, ma se le ascoltassimo potremmo fare delle innovazioni molto più rapide di quelle che fanno i cosiddetti operatori marketing, gente, gliela raccomando, fa venire un'idea che poi naufraga. Ecco perché? Perché non so, Leopardi ha scritto L'infinito a 21 anni, non a 50. Einstein ha trovato la sua formula a 24, non a 60 anni. Noi abbiamo dei ricercatori all'università che hanno 50 anni. Cosa vuoi che ricerchi uno a 50 anni? La ricerca è una cosa che ti anima quando ne hai 20, ma non quando ne hai 50. Non lo so, chi ha inventato Google e quello che ha inventato Apple, queste loro invenzioni che hanno trasformato il mondo, l'hanno fatto tra i 20 e i 30 anni nel loro garage. La forza ideativa dei ragazzi è potentissima. E noi cosa gli facciamo fare? Lavori a cocò, lavori a progetto, lavori. Ma voi, essendo cristiani, avendo la speranza, probabilmente lo vedete, ma guardate che la speranza è ingannevole. Io al presente, non è vero. Grazie. Le volevo chiedere una parola di speranza, ma a questo punto manco quello. Le palloline l'aveva tolto dal suo vocabolario, Grazie, grazie al professor Umberto Galimberti, libro delle emozioni, grazie. Grazie.